Che siete venuti in diretta o verrete più tardi per i ritardatari. Ringrazio Cristian Filice che ha dato la sua disponibilità questa sera per essere qui con noi. Ringrazio ognuno di voi che vi collegate o vi collegherete questa sera o nei prossimi giorni perché tanto rimarrà la registrazione. Vi chiedo gentilmente di attivare le notifiche e condividere questa diretta, così anche tanti amici, tanti altri amici, nuovi amici, potranno ascoltare quelle che sono sicura delle bellissime parole, ma soprattutto una testimonianza importantissima. Questa sera sono particolarmente emozionata per due motivi. Primo perché avere qui Cristian Filice per me è stato veramente un miracolo, nel senso, avevo questo grande desiderio, a parte che io ho sentito parlare di te, Christian, da subito, da quando è successo il tuo miracolo a Medjugorje, e quindi questa cosa, soprattutto perché sei calabrese, i miei genitori sono anche loro calabresi, mi era molto colpita sia la tua guarigione, ma che poi ne parlerai tu benissimo dopo, e sia il fatto che questo grande dono era stato dato veramente una persona della mia amata Calabria, dove io ho veramente i miei ricordi più belli e dove veramente io amo, ma non lo dico perché sono qua, chi mi conosce giù in Calabria lo sa, io amo proprio il popolo calabrese in maniera particolare perché io so come questo popolo viva una realtà molto dura, ma è comunque un popolo di una grandissima dignità e di una grandissima umanità. E veramente mi ha rapito il cuore. Poi, oltre a Calabresi, insomma, erano, adesso sono nati al cielo. E mi ha emozionata molto perché io circa 2 settimane fa avevo proprio il desiderio in qualche maniera di poterti contattare, caro Cristian, ma non sapevo come fare. Allora mi sono documentata, sapevo che abitavi nella provincia di Cosenza e ho tanti amici a Cosenza, ho chiesto a ognuno di loro se ti conoscevano, purtroppo nulla. Il giorno dopo, questo mio forte desiderio, quindi io penso veramente sia stato un dono di Maria, ma non solo per me, ma soprattutto per tutti gli amici che ci ascolteranno questa sera, avrei fatto una diretta dove una cara amica mi ha dato l'idea, Giovanna, di invitare io sono andata via dalla diretta, non mi sono resa conto quando. Cristian, mi puoi dire che cosa si è sentito? No, io non sentivo più nulla, infatti ti avevo scritto perché non sentivo più nulla, non ti Ma da vedevo. quando? Perché non mi sono mica accorta. Ma da un paio di minuti, quindi da quando Ok. stai. Cosa stavo dicendo quando è andata via la diretta? Ma stai parlando della Calabria un po', quindi Ok. dagli amici per Sì, ok, va trovarmi. bene. Allora niente, mi dispiace che allora ripeto brevemente, ne concludo e poi do spazio a te comunque. Praticamente stavo raccontando che sono emo particolarmente emozionata perché tu sei calabrese e io amo in maniera particolare la Calabria. Tra l'altro vedo che Michele Vassili ci Sì. saluta da Medjugorje, ci dà un abbraccio Okay. e
E grande Cristian, perché è un tuo carissimo amico. Quindi grazie, sì, Michele. Sì, sì. Se vuoi condividere la diretta, ti ringraziamo. Così bene, tanti grande. Amici potranno vederlo. Cristian, vuoi salutare Michele? Sì, 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 Michele è un grande, è un fratello, quindi gli mando un abbraccio con tutto il cuore. È veramente una persona speciale e ti ringraziamo, Michele, per il grande servizio che fai a Medjugorje per tutti noi. E allora, stavo dicendo che amo in modo particolare la Calabria perché è una regione molto provata, ma ha un popolo veramente buono, è un popolo veramente di grandissima dignità. Quindi ho i miei ricordi più belli in Calabria perché sono andata in vacanza da sempre. I miei genitori erano calabresi, quindi già il fatto di parlare con te da quella bellissima regione mi emoziona. E poi mi ha emozionato molto il come io sono arrivata a te, caro Cristian, perché ho avuto questo grande desiderio circa 2 settimane fa di poterti contattare proprio per fare una diretta insieme. Il giorno prima, e ho chiesto a tutti i miei amici calabresi, in particolare i cosentini, se ti conoscevano, ma nessuno sapeva come contattarti. E per una dio incidenza, perché le coincidenze non esistono, ma esistono le dio incidenze, il giorno dopo sono stata contattata da Francesco Capuano, perché mi ha chiesto se poteva fare una diretta con me, che poi abbiamo fatto, ed è stata una bellissima diretta, perché anche lui ci ha donato veramente la sua bellissima esperienza di Medjugorje. Quando ho saputo che era della provincia di Cosenza, io ho chiesto se ti conosceva, e sono rimasta veramente senza parole, mi ha detto di sì. E quindi questa sera siamo qui grazie a Francesco Capuano. Prima di tutto grazie a Maria, perché sono sicura che lo ha permesso lei, e sono sicura che lo ha permesso perché sarà importante quello che tu dirai a noi tutti, e quindi è per questo che ci ha fatto Maria questo bellissimo dono. Ora, caro Cristian, ti volevo chiedere, perché voglio dare tutto lo spazio a te, di parlarci prima ancora che della tua guarigione e prima ancora che della tua malattia. Raccontaci della tua vita prima. Ok. Quando stai allora, bene, della tua vita normale. Sì. Innanzitutto buonasera, sono io che ti ringrazio, buonasera a tutti, quindi ti ringrazio perché anche per me è bello perché parlare con, dare una testimonianza, come dire, serena, tranquilla, parlare sempre di dei miracoli che opera in noi, in tutti noi, la nostra Madonnina, come dico io, il nostro Signore, è bello. Quindi niente, io, come dire, ho sempre fatto una vita serena, tranquilla. C'era un ragazzo della provincia di Cosenza, quindi ho studiato qui in provincia di Cosenza, a Cosenza, poi mi sono laureato all'Università della Calabria. Io ho incontrato Francesca, che poi è diventata mia moglie, perché lei frequentava pure l'università. Quindi sì, cristiani, perché battesimo, comunione, cresima, i sacramenti, però era una vita di cristiani, come dire, per sentito dire, le occasioni, non c'era quel fervore della preghiera e dei sacramenti che c'è adesso e che c'è stata durante la malattia. Quindi una persona abbastanza tranquilla. Io ho iniziato da piccolo poi ad incontrare, come dire, la sofferenza, perché già da piccolissimo ebbe un evento di un laringospasmo durante la notte. Quindi cioè, è stato un percorso anche nella mia adolescenza di conoscere la malattia e la sofferenza, però ripeto, cioè, lo vivevo così, in modo molto distaccato. Poi nel 2004 ci fu già un primo episodio, perché mi fu diagnosticato un tumore toracico alla pleura parietale di sinistra. In quello stesso periodo mia moglie perdeva la mamma giovanissima, 50 anni, per un tumore fulminante al polmone. Quindi cioè, iniziavamo a incontrare ancora di più la sofferenza e il dolore. Mi ripresi da quella situazione. Nel 2006 iniziò a lavorare in questa, cioè nell'attuale azienda in cui lavoro, quindi con un contratto a tempo determinato, quindi ci dava la possibilità anche di
di arrivare a finalmente a coronare il nostro sogno, che era quello di fare una famiglia, di sposarci. Quindi ci siamo sposati. Nel 2007, nel marzo del 2007, l'arrivo della prima di Giada, la mia figlia, quindi ero, come dire, camminavo 6 metri sopra il cielo, perché ero l'uomo più felice del mondo, perché un lavoro che grazie a Dio ci dava la possibilità di avere una famiglia, di vivere dignitosamente. Tante volte dicevo a Francesca, sai, cioè, non lo so, è come se, cioè, questa troppa felicità aveva qualcosa che ci nascondeva qualcosa di come di una sorpresa. Nel 2007, quindi a marzo nasce Giada, a luglio, già alla fine del mese di luglio, sempre del 2007, ho iniziato ad avere problemi, sentivo stanchezza, avevo dolore alle gambe, quindi cioè, addirittura andando al mare, perché mia moglie è sulla parte ionica della Calabria, quindi abitava al mare, quindi eravamo al mare, siamo ritornati a Cosenza, perché io non riuscivo, non stavo bene. Da lì è iniziato il nostro calvario, perché potete immaginare, cioè, le diagnosi più disparate, quindi il nostro calvario per peregrinare negli ospedali, prima negli ospedali nostri calabresi, poi a Milano, Roma, fino a capire, cioè, che cosa stava succedendo e accadendo nel mio corpo. Mentre io facevo questi viaggi della speranza tra i vari ospedali, la malattia continuava il suo percorso, quindi era poi pure semplice arrivare a una diagnosi, perché iniziai ad avere bisogno di una stampella prima, poi di tutte e due le stampelle, sino ad arrivare, che vi ricordo che già ad aprile, poi dell'anno successivo, del 2008, con il neurologo che mi diceva, sentivo parlare di queste fascicolazioni, fibrillazioni, perdite di potenza, cioè tutti questi termini che uscivano fuori dall'elettromiografia che mi venivano fatte. Loro non mi dicevano nulla, però è semplicissimo andare su internet, mettere queste tre parole, e uscivano tre parole, SLA, SLA. Quindi già da lì io iniziavo a farmi il mio percorso, perché chiamai a Francesca, io ero al lavoro, quando leggevo questi referti, dicevo, guarda, per me la SLA. Poi è facile, perché poi vai su internet, ripeto, e ti vai a paragonare, quindi sapevo ormai la SLA era, come dire, conosciuta per la malattia dei calciatori, quindi da lì è stato un momento duro, perché quando arrivò proprio la diagnosi poi effettiva di SLA, io mi sono arrabbiato, cioè mi sono arrabbiato con... Quanti anni avevi, quindi, quando è arrivata la diagnosi? 32-33 anni. Perché... Quindi eri molto giovane. Sì, mi sono arrabbiato, cioè io non mi vergogno a dirlo, oppure bestemmiato, perché avevo un rapporto con Dio abbastanza duro, cioè interrogavo Dio, chiedevo a Dio perché mi stai facendo questo, perché a me, anche perché venivo poi dalle esperienze già di malattie, quindi, cioè, ormai per me era la fine, cioè, perché poi mi sentivo come nel miglio verde, io mi paragonavo come nel miglio verde, cioè ero in attesa di giudizio, cioè ero un condannato a morte. Ripeto, viaggiando poi tantissimo, pure con la mente, perché ti lascia lucido, quindi viaggiando su internet, paragonandomi con altri tipi, con altre persone con la stessa malattia, quindi dicevo, ormai per me la vita non è più degna di essere vissuta, perché tanto sono un malato a termine, quindi intanto la malattia continuava. Anche perché, correggimi se sbaglio, me l'hai detto tu ieri, quindi non, ce lo puoi spiegare anche meglio, di guarigioni di SLA, io in realtà sapevo che
non ce n'erano mai state, c'era solo la tua, ma in realtà tu mi hai detto che al mondo ce ne sono state due, una la tua prima, una donna era stata poi guarita a Lourdes, tra l'altro, quindi sempre sì, con sì, un intervento divino, anche se tu mi hai detto, e spiegacelo meglio, che in realtà lei era in una fase iniziale, mentre tu eri già in sì, una fase molto avanzata della malattia. Ci vuoi spiegare un pochettino meglio questo aspetto, gentilmente? Vedo un'altra notifica di Andrea Palumbo, cioè l'altro mio fratellino, perché è stato lui che mi ha portato poi a Medjugorje, no? Perché l'autista, io l'ho conosciuto come l'autista del pullman, quindi mi è stato vicino. Allora è stato veramente determinante anche lui in questa tua vicenda. Sì, io non lo conoscevo prima, cioè faccio questa parentesi perché ho visto la notifica e quindi non lo conoscevo prima, l'ho conosciuto quel giorno che è venuto a casa, cioè lui è venuto proprio davanti a casa mia, perché io ero con la carrozzina, quindi mi dovevano prendere di peso e mettermi sul pullman, quindi però poi vabbè, ci arriviamo dopo con tutto. No, con il fatto dei due miracoli, sì, durante la malattia io ho visto questa signora, che è di Potenza tra l'altro, che con una fase diciamo diversa della mia, perché io poi già nel 2009 arrivò la definitiva di SLA, quindi dalla stampella passai alle due stampelle, dalle due stampelle poi mi accomodai sulla carrozzina, quindi ho iniziato a dipendere poi da mia moglie, poi dalla carrozzina alla PEG, perché non riuscivo più a nutrirmi, quindi avevo iniziato già con la ventilazione assistita, con il respiratore, non un ventilatore, ma un respiratore B-level, che era lui che mi dava, come dire, l'aria, perché la SLA prende tutti i muscoli che sono deputati al movimento volontario, quindi anche al diaframma, quindi i muscoli che servono per respirare. Quindi questa era la differenza, diciamo, con la signora di Potenza. Quindi una volta arrivata questa diagnosi è stata dura, cioè, ripeto, non mi vergogno a dirlo, bestemmiavo pure, allontanavo mia moglie, perché poi abbiamo dovuto cambiare tutto il modo pure di vivere, pure a casa, perché serviva una stanza adibita proprio a me, perché ci dovevano essere il respiratore, gli strumenti che mi davano la possibilità per stimolare la tosse, per l'aspiratore, per i muchi, quindi era diventata una piccola sala di rianimazione, di terapia intensiva fatta in casa. Io, ripeto, allontanavo anche mia moglie, perché tanto dicevo, io devo morire, quindi come dire, come una fase di protezione, lei giovane pure come me, quindi però mi faceva male questa cosa, perché non era quello che volevo, quindi poi quando restavo solo nella stanza mi mettevo a piangere, quindi ecco il rapporto con Dio, era un rapporto abbastanza duro, perché io lo interrogavo, dicevo, ma che cosa vuoi, che cosa ti ho fatto, perché mi devi fare questo, perché proprio a me? Perché io non, poi in quel periodo, fra l'altro, non avevo nemmeno, come dire, una guida spirituale, un sacerdote con cui sfogarmi, con cui parlare, con cui, come dire, togliere tutta la rabbia. E quindi era veramente dura con mia figlia. Ormai pensavo, dicendo, che papà sono? Cioè, sono un papà che non posso giocare con mia figlia, non posso uscire con mia figlia, non posso portarla al parco a fare una passeggiata, oppure aiutarla e difenderla, cioè come dire, proteggerla, no? E quindi allontanava anche lei, come forma di protezione, come dire, guarda, tanto io sto morendo, quindi è inutile, cioè ecco veramente la miseria umana, perché poi il Signore ha iniziato piano piano, perché ripeto, io non mi vergogno a dirlo, io adesso noi recitiamo il rosario tutti i giorni a casa con mia moglie, la preghiera che è sempre costante. Io all'epoca non sapevo proprio com'era, cioè, un rosario, come si recitasse il rosario. Quindi un giorno mi ricordo che presi questa coroncina in mano
ed iniziai così, senza né arte né parte. Cioè sentivo questa cosa che stava cambiando dentro di me, cioè ho iniziato a leggere il libro di Giobbe, l'ho letto una volta, l'ho riletto una seconda, l'ho riletto la terza, cioè mi paragonavo con Giobbe, no? E a differenza di Giobbe io poi mi sentivo fortunato perché dicevo ma ha preso direttamente me e non i miei affetti, quindi fra l'altro poi in quel periodo aspettavamo pure gli esami, il risultato degli esami del DNA, quindi per vedere se era una forma genetica, una forma ereditaria, quindi cioè il mio pensiero andava soprattutto a mia figlia, no? Quindi nel momento in cui mi ricordo benissimo andai al CNR, perché c'era il CNR qui da noi in Calabria, che era una sezione staccata del Policlinico di Catanzaro, che era qui a Cosenza, andai al CNR, presi questa busta chiusa, mi misi in macchina e lì stavo fermo, non avevo, come dire, il coraggio di aprire quella busta. Dopo una decina di minuti si avvicinò il vigilante, scrive la guardia e dice ma stai bene, tutto a posto? Sì, dice, devo trovare solo il coraggio di aprire la busta. Quando ho aperto quella busta, ho visto il referto, allora ho detto va bene così, sia fatta veramente la tua volontà. E da lì poi è iniziata questa cosa di dire guarda, quella domanda che io mi ponevo, che perché a me, è iniziato a dire ma perché a un altro e non a me, anche perché poi i controlli cominciavano ad essere abbastanza pesanti, mi spostavo sempre, andavo a Milano, al Besta, al Niguarda, perché c'era il Nemo all'interno del Niguarda, e quindi là poi mi confrontavo pure, soprattutto la sofferenza dei più piccoli era quella che mi colpiva di più, no? Perché dicevo ma allora io non sono malato, cioè, se vedere quei bambini, vedere i bambini malati, vedere nella sofferenza mi ha segnato tantissimo, quindi quella domanda, ripeto, che all'inizio facevo perché a me perché non un altro, era diventata allora perché non a un altro e non a me. Chi era? Chi ero Christian che non si poteva ammalare? Cioè dove era scritto che non potevo, certo, come dire, non ero immune, non siamo immuni, e quindi anch'io, certo, non ero immune dal conoscere la malattia, e quindi con l'aiuto, ripeto, sempre di mia moglie, perché è stata veramente la mia, cioè quella che mi ha dato il sostegno a fare tutto. Quindi, sì, io ho capito veramente il sacramento del matrimonio, no? Perché veramente nel bene, lei si è annullata completamente per stare con me e per aiutarmi, per i figli, e quindi c'è con la... Questo è il vero amore. Sì, ecco perché dico il vero sacramento del matrimonio, perché purtroppo ai giorni d'oggi c'è tanta, come dire, tante situazioni complicate. Là invece pure mia figlia, no? Quando vedevo per esempio mia figlia, che la prima cosa che faceva, usciva dalla sua stanzetta e veniva nella mia stanzetta, si buttava subito sulle mie gambe, o quando uscivamo con la carrozzina lei era sulle mie gambe, quindi c'è pure quella fase dove io all'inizio mi sentivo, come dire, un papà disabile, era diventato, dice, no, io non sono un papà disabile, io non sono un disabile, anzi io riesco a dare di più a mia figlia di quanto, tra virgolette, una persona normalmente dotata riesce a dare alla propria figlia, perché c'ero, quindi non ero più uno spettatore, perché dicevo io guardo e dicevo sono uno spettatore, no, ero il protagonista, perché vivevo quella situazione. E quindi piano piano questa cosa della fede che mi ha portato a fare veramente tante tra virgolette guerre istituzionali, perché io ho rotto le scatole a tantissime persone, a tantissime istituzioni, non mi vergogno a dirlo che ho interrogato anche la Chiesa, perché in quel periodo era un periodo abbastanza complicato, si parlava di Welby, di Coscioni, di Eluana Englaro, quindi si dava tutta l'attenzione al fine vita, e io pure qua, da noi in Calabria, usando, come dire, utilizzando i media che avevo a disposizione, cioè interrogavo la Chiesa, io dicevo guardate, io non condivido queste situazioni, cioè
sia quella di Webby, di Coscioni, ripeto, di Diego Lincraro, però il rispetto. Però io, a differenza di loro, invece sono malato di SLA, ho la SLA, però voglio vivere, voglio continuare a vivere. Purtroppo, purtroppo la TV di Stato dà risalto a persone che vorrebbero purtroppo porre fine alla loro vita, perché devono loro, attraverso la TV di Stato, perseguire i loro obiettivi, i loro interessi, perché sarebbero queste in realtà le testimonianze che dovrebbero far sentire anche attraverso la TV di Stato, di grande speranza, di grande forza e di grande volontà di vivere comunque, qualsiasi sia la situazione. Sì, sì, perché poi ripeto, la cosa bella, cioè quello che ti viene con... cioè la fede non è la panacea, non è quello che risolve tutti i problemi, no? Noi ci affidiamo, come dire, a Gesù, ci mettiamo a pregare perché dobbiamo avere un tornaconto, no, ti fa capire veramente quello che è la vita, cioè io durante la... Questo malattia... sicuramente è a me una frase che mi ha sempre colpita tantissimo e che l'ho fatta io e che allevia veramente la sofferenza immediatamente e le dà il giusto senso, perché anche la sofferenza ha un senso. È la frase che ha sempre detto Chiara Luce Badano, una ragazza giovane che è morta poi di cancro a 19 anni, e lei ha accettato la malattia dicendo: se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io. Questo significa che qualsiasi sia la nostra condizione, poi è difficile sicuramente, è comunque un percorso che tutti dobbiamo fare, ecco, ma se noi riusciamo a renderci conto che se Dio lo permette, significa che malgrado la sofferenza che nessuno chiede, ma se arriva, perché comunque arriva a un certo punto della nostra vita, in qualsiasi forma, ma ognuno di noi attraversa la sofferenza, ecco, se noi veramente pensiamo, come lei ci ha insegnato, se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io, è perché effettivamente anche quella sofferenza è per il nostro maggior bene. Sì, ma è verissimo, io infatti do... non molto risalto, perché per me la guarigione è stata la guarigione spirituale, cioè quello che mi ha fatto capire veramente, cioè non è che io non sia contento che cammini, no, figurati, cioè, però quello che do risalto, ho portato questa, cioè le mie testimonianze, è più sulla malattia, perché in quella croce che io vedevo come una croce pesante, come una croce dura da portare, era la grazia, è stata la mia grazia, perché mi ha fatto capire veramente cos'è la vita. Cioè, noi diciamo la vita è bella perché ci rifacciamo al film, no? Però la vita è bella, è sempre bella ed è sempre degna di essere vissuta. Cioè, nonostante la SLA, nonostante la malattia, nonostante la sofferenza, nonostante le problematiche che purtroppo la vita ci impone, però è sempre degna di essere vissuta. Perché è un dono, la vita è un dono, è un dono meraviglioso, quindi noi la dobbiamo, come dire, dobbiamo vivere questo dono che ci è stato dato, lo dobbiamo condividere, e poi quando arriva il momento c'è restituire, quindi c'è, ma quando è il datore della vita, quando il datore della vita ce la richiede, e allora sì, capisco che ci sono, cioè io non voglio essere, come dire, cioè capisco i momenti, perché ci sono passato, ci sono momenti, certo, di disperazione, momenti di rabbia, momenti dove ti viene di gridare, ti viene di prenderti la cosa, e devi togliere quella cosa, perché sarebbe, come dire, complicato, tra virgolette falso, se uno non ha quei momenti, perché non siamo, vero? Non siamo robot, non siamo macchine, siamo, vero, uomini, siamo umani, quindi siamo fatti di sentimenti. Però... sono sicura che anche tu l'hai sperimentato, perché in forma diversa anch'io ho sofferto, però effettivamente anche quando tutto sembra buio, quando tutto sembra pesantissimo, comunque il Signore ti dà sempre quel briciolo, sì, di forza che ti porta avanti. Effettivamente è vera quella frase che dice: Dio non ti dà mai una croce più pesante di quella che si riesce a portare. Certo, magari te la dà giusto giusto, che riesci proprio un dramma in più, ti schiaccerebbe. Ma assolutamente, insieme alla croce, ti dà la forza. Sono sicura che anche tu hai fatto questa esperienza. Ma ti avvicina a Dio, perché dici, se l'ha portata lui la croce, no? E sicuramente la sua era,
io mi paragonavo, come dicevo, la sua era molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto più pesante della mia. Perché non posso portarla io? Io durante la malattia, ripeto, rompevo le scatole perché portavo avanti questa... Io facevo le testimonianze da malato, cioè io mi nutrivo di notte, mi attaccavo con la pelle di notte per andare a rompere le scatole di giorno, perché portavo avanti questo grido di amare la vita. Con le associazioni, purtroppo poi va bene, ci sono associazioni che sono diventate delle vere e proprie aziende, quindi il cui obiettivo è solo, non è il malato, ma... Perché io dicevo, guardate, sì, c'è la SLA, sì, è una malattia incurabile, inguaribile, però è curabile con determinate cose, cioè basta pure un sorriso, un gesto che la persona, che il medico, che la famiglia, cioè, che non ti fa sentire, cioè, non siamo. Cioè, ma infatti purtroppo l'errore di adesso che i nostri politici e comunque la nostra società vorrebbe fare, vogliono portare a quelle e dire: sei malato, allora ti diamo l'opportunità, tra virgolette, di decidere tu di morire, perché questa è la tua soluzione. In realtà la vera soluzione è quella di aiutare, sostenere il malato attraverso, quindi dare delle cure, dare dei sostegni a lui e alla sua famiglia. Quindi veramente stiamo vivendo in una società capovolta, dove veramente questa realtà vera, che è quella che il malato non ha bisogno di morire, ma ha bisogno di vivere dignitosamente il suo percorso di malattia nel miglior modo possibile, con tutti i sostegni necessari, ecco, è questo che dovrebbero, e in questo ambito dovrebbero lavorare. Ma io infatti, cioè, è una cosa abbastanza che contro Dio, perché se noi ci ritroviamo ad essere cristiani e poi decidiamo noi, no, e allora, cioè, io tante volte mi arrabbio pure su questa cosa, no? Perché Dio è misericordioso. Dio è misericordioso, Dio è buono, però è un Dio giusto, è lento all'ira, è lento all'ira, quindi ci arriva all'ira, cioè non possiamo decidere noi, noi siamo noi che ci stiamo costruendo quello che poi sarà la vera vita, anche perché questo qua è un passaggio, io lo dico sempre, lo voglio, come dire, ribadire fortemente, perché questo sulla vita terrena è un passaggio, quindi la vera vita, come dice Visca sempre. Ma poi non solo, il grande errore della nostra società attuale è che ti dice: se vuoi smettere di soffrire ti diamo, no, l'eutanasia. Il problema è che per rifuggire una sofferenza momentanea che se vissuta nella fede e in offerta è la nostra salvezza, per fuggire quella sofferenza se ne crea un'eterna. Perché, a prescindere se si crede o non si crede a Dio, Dio esiste. E sulla base delle nostre scelte saremo giudicati. Quindi, come esiste Dio? Esiste veramente, perché ce lo dicono i mistici e ce lo stanno dicendo anche i veggenti a Medjugorje. Esiste il paradiso, l'inferno e il purgatorio. Quindi, noi che decidiamo dove andare. Oltretutto, ma per fuggire una sofferenza momentanea, limitata, terrena, si rischia, poi è vero, Dio è misericordioso, ma è anche giusto, come hai detto tu, nella sua infinita misericordia lui saprà, però si corre un grande rischio ponendo fine volontariamente alla propria vita, perché questo va contro Dio. Sì, questa è una cosa che va proprio detta. No, e ma non avere paura, cioè, a dirlo, perché ripeto, io sento tante volte, no, pure con i modi, cioè, perché... Io, nella mia ignoranza, nella mia miseria, ripeto, io non sono nessuno, cioè, non vendo niente, non devo vendere, però mi piace essere abbastanza, come dire, schietto, perché dobbiamo dare pure una testimonianza vera agli altri, perché noi pensiamo che tante volte essere cristiani, essere cattolici, avere fede significa essere consumatori, no? di religiosità. Sì, molti mi chiamano, dice: io lo sai, sì, ma non tu ne puoi dire 10, 15, 20, ma se non dici una Ave Maria con il cuore, se non vedi negli occhi degli altri gli occhi di Dio, il volto di Dio, e non ti fai vicino a queste persone, non serve a nulla. Cioè, andare a messa, dobbiamo da cristiani, dobbiamo andare in chiesa, dobbiamo andare a messa, dobbiamo. Però non bisogna, io dico, perdonatemi,
abusare, proprio abusare dell'Eucaristia. Cioè io da malato prendevo la comunione, veniva il diacono, mi portava la comunione, poi mi interrogavo e dicevo, io sto facendo la comunione, ma sono in comunione con gli altri. Che senso ha? Cioè noi pensiamo tante volte, sì, io vado in chiesa, prendo la comunione, poi esco fuori e tutto mi è concesso. Chi il tradimento, chi quello, chi... No. Essere... Perché c'è l'errore di pensare che Dio è lì. Ma Dio deve essere al centro della nostra vita, perché Dio è in ogni ambito della nostra vita. Quindi bisogna veramente cambiare mentalità e capire che Dio non è solo in chiesa. È già tanto andare in chiesa, bisogna andare, perché sì, è un peccato mortale non andare. Però quella messa, quella preghiera deve farci incontrare Dio per incontrare il prossimo. Quindi condivido ogni tua parola. Infatti noi incontriamo Dio, infatti dicevo pure ai medici, no? Quante volte con la testimonianza, perché ripeto, durante la malattia mi fu proposto pure di fare un libro. Io accettai, siamo andati da un notaio, ho rinunciato a tutto perché per me non mi interessava, cioè arrivare ad avere, come dire, dei guadagni, qualche cosa, ho rinunciato ai diritti d'autore, ai diritti d'immagine, ho chiesto solo una cosa. Dice, questo libro deve aiutare le persone perché deve portare quest'inno ad amare la vita, ma a amarla veramente. E poi c'è una parte del ricavato, deve aiutare chi è in difficoltà, perché ripeto, io ho avuto veramente, no, una famiglia appena avviata con tante problematiche, io non mi vergogno a dirlo, i miei colleghi di lavoro mi hanno aiutato con delle collette, perché all'inizio sostenere dei viaggi continui era difficilissimo, poi ti stravolge la vita, il mio datore di lavoro, perché noi parliamo pure per esempio dei riconoscimenti, no? Dell'invalidità, della 104, però io per esempio vedevo la 104, no, la 104 non serve purtroppo per persone che hanno delle difficoltà o delle disabilità, perché non ti consenta nulla. Io per esempio non potendo comprare un mezzo che, di trasporto addirittura allestito e tutto, perché non avevo la possibilità economica, mi è stato comprato dal mio datore di lavoro. Il mio datore di lavoro che mi ha comprato l'auto. Gli angeli esistono. Sì, ecco perché dico, cioè, c'è tante situazioni, perché abbiamo vissuto veramente situazioni estreme, però nel momento in cui si cadeva c'era sempre il cireneo, no? Il cireneo. Certo. Il cireneo. E la cosa bella che io dicevo pure, mentre il cireneo è stato costretto, perché è stato preso di peso ed è stato messo là per portare la croce, ed aiutare Gesù a portare la croce, io ho incontrato cirenei che si sono venuti, come dire, volontariamente. Ed è là la cosa, io non ho mai nascosto la mia malattia, la mia situazione, ho dato la possibilità di toccare, è veramente con... E lì ecco la guarigione. Perché? E a proposito di guarigione, Cristian, arriviamo al 26 settembre del 2013, quando tu sei guarito. Raccontaci un po' questo tuo viaggio a Medjugorje e il momento del miracolo, perché chiamiamolo col suo nome, è stato un miracolo. Sì, io ho dato la mia disponibilità, la mia obbedienza dal primo giorno alla Chiesa, quindi ho consegnato tutto in mano a loro, ho parlato con loro sempre, quindi per me se la Chiesa domani dice che è un miracolo, ben venga, se la Chiesa domani dice che non è un miracolo, ben venga, cioè a me non... Cioè io so come nel Vangelo che prima non camminavo e adesso cammino. Prima avevo la SLA e adesso non ho la SLA, quindi cerco la gratitudine di Dio e di piacere a Dio. Don Bosco diceva che il mondo è un cattivo pagatore, no? E paga sempre con l'ingratitudine, quindi bisogna cercare sempre la gratitudine di Dio, quindi di piacere a Dio. Io per me, cioè, già uscire da casa, io ero arrivato a questa, durante la malattia, con la mia fede, ripeto, nella mia miseria, nella mia ignoranza, no? Di affidamento totale, ma veramente, di affidamento totale. Cioè noi con Francesca abbiamo deciso, guarda, chiudiamo un capitolo della nostra storia e ne iniziamo a scrivere un altro. Quindi per noi era una Pasqua, addirittura durante la malattia, qualcuno ci ha preso pure per pazzi, per, come dire,
perché avevamo chiesto di avere il secondo figlio, volevamo il secondo figlio, quindi per me la nascita pure del secondo figlio che mi ha trovato accomodato, perché mentre la prima già ha visto tutte le fasi, quando è nato Emilio nel 2009 io ero già accomodato sulla carrozzina, quindi come dire, ci vedevano come incoscienti, no? Perché uno sta morendo, però per noi era la vita, no? Che continua, quindi il dono, veramente il dono di Dio, quindi eravamo contentissimi. Per me tutti i giorni era una Pasqua, cioè molti si lamentano perché il giorno piove, c'è il vento, c'è il sole, io mi accompagnava mia moglie, andavo a lavorare, ho continuato a lavorare perché il mio datore di lavoro mi ha dato la possibilità di continuare a lavorare, e io andavo a lavorare nonostante la pelle, nonostante la carrozzina. Francesca mi accompagnava la mattina, mi veniva a prendere il pomeriggio, quindi continuavo a lavorare. Ripeto, cioè apprezzi tutto, cioè nel momento, ecco quello che mi fa tristezza ora, perché non bisogna arrivare al momento che perdi le cose per apprezzarle, dovremmo capirlo prima. E quindi ripeto, era una Pasqua. A luglio del 2013, come dire, iniziava un po' ancora di più la discesa, nel senso che quei pochi farmaci che mi venivano dati per farmaci palliativi, cioè perché non servivano poi a nulla, perché non è che arrestavano, come dire, fermavano, mi erano state tolte perché vedo il commento di Andrea, l'unica persona che non si è mai lamentata di niente durante il viaggio, ma perché era già un miracolo uscire di casa nelle mie condizioni, e uscire già di casa per arrivare a Medjugorje veramente era già un miracolo, cioè io mi sentivo già miracolato. Ripeto, nel 2013 mi erano state tolte gli unici farmaci, il pneumologo che mi teneva in cura continuava giustamente a sostenere che ero da tracheo, perché ero arrivato quasi a mezzo litro di aria nei polmoni, quindi la ventilazione e il respiratore assistito non andava più bene. E quindi io allontanavo questa parentesi della tracheo, perché poi mi dava, come dire, era un fermo alle mie attività, perché ripeto, parlare di SLA in quegli anni era difficile, perché purtroppo eri un calciatore, quindi avevi una scia di persone che ti venivano dietro e quindi che ti davano ascolto, oppure eri dimenticato da tutti, e quindi è stato veramente difficile far capire quello che ci serviva, cioè gli strumenti che serviva, che servono per un malato di SLA. Quindi ripeto, quando mi fu, cioè noi parlavamo con Francesca che per viaggiare è complicata, perché sia con la nave sia con gli aerei, e quindi eravamo al mare, e addirittura siccome abbiamo casa al mare, perché mia moglie abita là al mare, io portavo i bambini, cioè io ho fatto a comune una guerra là per avere l'area per i disabili, perché avevo la pedana che arrivavo là sulla spiaggia, mi mettevo con la carrozzina e vedevo i miei figli che giocavano e si facevano il bagno. Addirittura avevo fatto prendere una carrozzina che, nonostante la pelle, nonostante tutto, con una difficoltà incredibile, io arrivavo pure in acqua, perché ripeto, non mi sono mai ritenuto un disabile. I disabili sono quelli che non fanno funzionare il cuore, quella è la vera malattia, non c'è malattia che tenga, cioè la malattia più brutta è quella, perché è quella che ti ferma veramente. E quindi in quel periodo si parlava tantissimo. Poi c'è stato un episodio, perché io durante la malattia, durante la SLA nel 2011, fui ricoverato al Cardarelli per una neoformazione alla mandibola. Lì conobbi anche il cappellano del Cardarelli, che lui mi parlava sempre di Medjugorje, quindi io iniziavo pure avevo le cuffie al mare e poi le passavo a Francesca, perché sentivamo a Padre Livio che parlava, faceva queste catechesi direttamente da Medjugorje, quindi dicevo, ma guarda, chissà se un giorno riusciremo, perché tante persone venivano pure a casa, no? E mi dicevano, ah, dammi la foto che vado a Lourdes, vado a Fatima, la portiamo a Medjugorje, e dicevo no, cioè, non, cioè la Madonna sa quello che io ho nel cuore, il Signore sa quello che io ho nel cuore, e poi io sono felice così. Però c'era questa voglia dentro di me di andare a Medjugorje. Fatto sta che nel mese di agosto
mi chiama il mio sacerdote, perché poi nel 2009 venne un nuovo sacerdote nel mio piccolo paese a Pierregrado, in provincia di Cosenza, anche perché è stato bello un episodio, perché durante la malattia al lavoro un giorno venne a fare la visita pastorale il nostro arcivescovo. Allora io ero in ufficio, però in un ufficio a piano terra, cioè si sanno queste cose come vanno, cioè nel senso che quando arriva un personaggio si creano i banchetti. Allora tutti avevano preparato in fabbrica da me per andare al piano di sopra, e quindi c'era stata questa, come dire, questo incontro, e io rimasi solo perché non c'era un ascensore, non c'era un montacarico, un qualcosa che mi portava sopra. E quindi quando se ne stava andando il vescovo, un mio collega gli disse: ma guardate, dice, padre, veramente c'è una persona qua che forse è l'unico che ha bisogno veramente di voi, che non avete visto. E quindi lo portavo nel mio ufficio, e là fu bello questo incontro, perché il padre arcivescovo si accasciò su di me, mi chiese, dice, dimmi figliolo, cosa posso fare io per te? E io gli dissi: guardi, padre, lei può fare tanto. Dimmi cosa posso fare, cioè smuovere le coscienze, cioè far capire che la vita è bella e dobbiamo lottare per la vita. E quindi era nato questo rapporto con il vescovo, che poi mi veniva a casa, mi veniva a trovare, ci sentivamo al telefono, ed era bellissima questa cosa, ancora di più per me, perché mi faceva sentire veramente la vicinanza di padre. Poi venne questo nuovo sacerdote, cui, come dire, tra virgolette, non raccomandato, non privilegiato, ma il vescovo gli disse: guarda, tu vedi che in quella comunità c'è un ragazzo con la SLA, dice, prenditene cura, cioè stagli vicino. Quindi mi chiamò Don Antonello e mi disse: guarda, forse c'è la possibilità di fare un pellegrinaggio a Meggiugorje. E allora là, dice, ma guarda, magari, cioè, se Dio vuole, allora... Però ci furono delle circostanze, perché... si iniziò pure con Andrea, però per il pellegrinaggio, cioè, non rispondevano molto. Quindi, però Andrea un giorno mi disse, dice, guarda, mi chiamò e disse: guarda, dice, non ti preoccupare, cioè, farò di tutto per portarti, perché poi si parlava pure nel 2013 e di nuovo venti di guerra, quindi con la gente aveva paura di viaggiare. Fatto sta però che, nonostante erano 28 persone, si riuscì a fare questo pellegrinaggio. Quindi già quando arrivò il pullman, ripeto, arrivò il pullman davanti casa, proprio davanti casa mia, per prendermi di peso e salirmi sul pullman, per me era un miracolo. Il primo nostro pellegrinaggio, il primo nostro viaggio, perché eravamo tutta la famiglia, cioè i due figli piccolissimi, quindi figuratevi, ripeto, già dal 2007, Emilio del 2009, nel 2013, partire, quindi erano piccolissimi, con tante situazioni, io che dovevo dipendere da mia moglie. Quindi siamo partiti, nonostante pure le difficoltà di Francesca, perché pure quella notte stette malissimo, perché era mal di mare, quindi. Però arrivare là, era, cioè, ripeto, nella tranquillità, nella serenità. Mi ricordo che noi siamo arrivati, poi c'era il 21, che era il giorno di San Pio, no, il 23, perdonatemi, siamo partiti il 21 e il 23, che è il giorno di San Pio, avevano organizzato i due sacerdoti con Andrea per portarmi alla Visca, no? E io là mi sono pure arrabbiato, perché dicevo, ma perché io ho questa possibilità? Cioè io non voglio passare come un raccomandato, un privilegiato. La Madonna sa quello che io ho nel cuore, quello che io chiedo nel mio cuore, quindi automaticamente i veggenti lo sanno pure, perché sono in comunione con la Madonna. Quindi dice, perché io sì e tante altre persone no? Ma i due sacerdoti, no, Cristian, ci siamo, ci devi venire, avevano organizzato tutto. Quindi mia moglie non poteva stare con me, perché il piccolo Emilio aveva problemi con i denti, e quindi io ero sempre, mi scarrozzava sempre il sacerdote. Non avevo la carrozzina automatica, e quindi avevo quella manuale, e quindi dovevo dipendere dalla persona che mi portava. Quindi appena siamo entrati poi da Visca, cioè, è stato bellissimo, perché là ho capito veramente poi Meggiugorje, l'ho capito quel giorno del 23 e l'ho capito poi il 27, quando siamo ritornati per dirgli della guarigione. Lei si avvicinò a Visca con molta semplicità, con molta
ma veramente l'umanità è incredibile. Si è accasciata su di me, mi ha abbracciato, mi ha detto: guarda, non ti preoccupare, io so tutto, tu prega. E io infatti con molta serenità, c'è quella foto che ho visto che l'hai pubblicata pure, quella foto, io gli risposi tranquillamente, dissi: guarda, io ho la SLA, io sono un malato di SLA, però sono felice, e tu, l'unica cosa che ti chiedo è una preghiera per mia moglie e per i figli. Va bene, cioè non ti preoccupare, continuo a pregare, voi state bene. Quindi per me, cioè, siamo ritornati all'albergo. La sera del 23, là a Međugorje, ci fu un evento, come dire, particolare, perché noi l'abbiamo capito perché c'era un po' di trambusto nell'hotel, perché la gente, pure i nostri amici, scappavano, andavano avanti e indietro, dicevano: che è successo? Da premettere che, nonostante pure Andrea, quando siamo arrivati là, ne avevano, come dire, lasciato una stanza per i disabili, però c'era una rampa abbastanza complicata da fare, quindi non era possibile farla con la carrozzina, e quindi fui trasferita al terzo piano di quell'albergo, proprio attaccata alla cappella dell'albergo, quindi una cosa bellissima, che è proprio attaccata alla cappella, e che poi ha avuto anche dei segni quella cappella di quell'albergo. Quindi il 23, cioè, chiesi: ma che cosa sta succedendo? Dici: no, mi ricordo che Previsca si chiamava la proprietaria dell'albergo, e disse: guarda, ci si è illuminata una Madonnina, una statua della Madonna di Lourdes alla casa natia di Visca. Quindi non ti preoccupare, io chiamo, ti faccio venire a prendere. Dice: no, non ti preoccupare, perché io sono tranquillo. No, ma tu ci sei, ci vai. No, dice: ma guarda che la Madonna è qua. Madonna, io non sono venuto a Međugorje per fare il cronista d'assalto o per vedere il sole che gira, per fare quello. No, io sono venuto qua con molta tranquillità e con molta serenità. Anzi, facciamo una cosa: prendiamo la corogina del rosario e diciamo il rosario. Lei mi ha guardato e dice: mamma mia, la tua fede è grande. Dice: no, la mia fede è piccola. Però ripeto, no, cioè, non mi sono attaccato pure a queste cose. Quindi dal giorno successivo, dal 24 in poi, iniziava a venire, c'erano televisioni, e c'erano tante persone, perché si era divulgata questa notizia, e quindi proprio si portava avanti questa notizia della Madonnina. Il 24 mi era stato, come dire, tra virgolette, promesso che io potevo salire sul podio, perché c'erano i ragazzi della comunità che mi portavano con la sedia. E quindi non so che cosa mi rappresentava, cioè io mi ero messo in testa che dovevo salire a forza sul podio. Quando siamo andati alla testimonianza, alla fine della testimonianza, si avvicinò pure Andrea, il sacerdote, dice: guarda, Cristo, non te la prendere, non ti arrabbiare, però i ragazzi non possono venire perché sono impegnati, essendo pure a fine settembre, con la vendemmia, e quindi ci danno tutta l'attrezzatura, però dobbiamo vedere se qualcuno del gruppo, se le persone del gruppo ci aiutano. Il mio gruppo, cioè io là mi sono pure arrabbiato con il mio gruppo, però vedevo che il mio gruppo giustamente non potevo pretendere, c'è una situazione del genere. E là mi sono arrabbiato tanto, no? Perché poi mia moglie non voleva salire, il sacerdote poi è rimasto con me, abbiamo convinto mia moglie a salire con i due figli, che nonostante la piccola, come dire, nonostante essendo piccoli, si sono saliti da soli. E io ero là, sulla strada, perché ero con il sacerdote che mi scarrozzava. Io avevo il collare, avevo le headmaster perché avevo il problema con il mento, e quindi stavo con il poggiatesse sempre fisso, no? Camminavamo, e là mi lamentavo, vi dico la sincera verità, perché volevo andare sul podio, questo, il poverino il sacerdote ne ha preso quel giorno. Poi, perché è stato a Međugorje, sa che in quella parte di strada c'è uno spiazzale grandissimo dove si mettono i pullman, là. E là è stata il mio primo segno di Međugorje, perché mentre io mi lamentavo, come se qualcuno, cioè, proprio mi ha girato proprio, no? Facendomi notare una scena abbastanza dura, è stata per me quella scena, cioè vedere tre bambini piccoli, ma veramente piccoli, che non stavano in un cassone dell'immondizia. Scene che purtroppo le vediamo pure nelle nostre comunità, nei nostri paesi, ma in quel momento per me ha rappresentato tanto, perché dicevo: guarda, io non ho capito nulla.
cioè io parlo, però non ho capito veramente nulla, perché io mi sto lamentando di che non posso salire sul podio e la Madonnina invece mi fa vedere veramente, no? Quali sono le cose serie e le cose vere. Perché ripeto, per me quella scena, vedendo quei bambini, mentre vedevo quei bambini, mentre dicevo così pure al sacerdote, ho sentito mio figlio che mi chiamava, perché loro erano saliti fino a sopra, sono arrivati sopra. E il sacerdote disse, sì, mo ti ha chiamato. No, 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 io l'ho sentito, l'ho sentito. E infatti poi abbiamo chiesto a mia moglie quando è scesa ed era stato così. Quindi diciamo che quella sera io avevo messo da parte il sogno di salire sul popolo, e quindi mi ero tranquillizzato e tutto, non facevo più casino, non facevo guerra, quindi siamo ritornati in albergo. Il giorno successivo, il 25, loro la mattina erano andati a Pisa, che io ero rimasto in albergo, la sera del 25, messaggio, adorazione eucaristica e il messaggio. La cosa bella è che mentre andavamo in chiesa, nello spiazzale, cioè adiacente alla chiesa dove c'era la adorazione eucaristica, abbiamo letto il messaggio. E là è stata veramente una botta, vi dico la sincera verità, perché poi quando siamo ritornati sono andato a vedere al ritroso pure dei messaggi, no? E c'era quel messaggio che in sintesi diceva: la vita è un dono, e quindi la preghiera dice: opera miracoli per voi e attraverso di voi. E solo così capirete che la vita è un dono. Cioè, sono rimasto. Cioè, dici, perché mamma mia, cioè io che sto facendo, come dire, veramente una guerra per portare avanti questa testimonianza, cioè mi sembrava veramente un messaggio diretto, proprio diretto a me. Perché c'è come se la Madonna mi sta ascoltando e quindi mi dà l'ulteriore conferma di andare avanti. Lo vedo, insomma, l'impressione che anche oggi vi invito alla preghiera, il vostro rapporto con la preghiera sia quotidiano, la preghiera opera miracoli in voi e attraverso di voi, perciò figlioli, la preghiera sia gioia per voi, allora il vostro rapporto con la vita sarà più profondo e più aperto e comprenderete che la vita è un dono per ciascuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Quindi voi immaginatevi, cioè nel momento, cioè con tutta dal 2007 arrivare là nel 2013, questo messaggio, andare all'adorazione eucaristica. All'adorazione eucaristica io avevo un posto di privilegiato, perché non dovevo guardare nei monitor, ma nello spiazzale là ero proprio di fronte al Santissimo, essendo quella carrozzina, quindi l'ho iniziato a pregare, ma tranquillamente, serenamente, credetemi, io non ho mai pregato per me, non ho mai chiesto per me. Io là quella sera pregavo e chiedevo alla Madonnina di un ragazzo, di un mio carissimo amico che ho conosciuto durante la malattia, anche lui con la SLA, ma lui con una situazione particolare rispetto alla mia. Quindi io pregavo per questo ragazzo. Durante la preghiera che io facevo, perché ripeto, essendo sulla carrozzina, non avevo mia moglie vicino perché era sempre impegnata con i figli, c'era una signora del nostro gruppo e piangevo, no? Perché mentre io pregavo per questo ragazzo, la Madonna invece mi faceva vedere tutt'altro, mi diceva tutt'altro. E io dicevo, ma Madonna mia, io ti sto pregando per questo mio amico, perché non mi ascolti? Ascolta le mie preghiere, perché mi fai questo, no? Perché io durante l'adorazione mi vedevo, la Madonna mi ha fatto vedere, cioè, che io potevo salire su un podio, con chi dovevo andare sul podio, chi doveva venire con me. E quindi io dicevo... Scusate, ti interrompo. In che senso? Spiega meglio questo passaggio. In che senso la Madonna ti ha fatto vedere? Una visione, perché... Cioè, hai ripeto, avuto quindi già una visione di quello che sarebbe successo? Sì, allora, quello che è successo, tutto quello che è successo durante l'adorazione eucaristica. Quindi durante l'adorazione eucaristica? Del 25 settembre, quindi... Cioè, in tutta questa situazione, la cosa bella poi è che quella sera, non solo io, non l'ho vista solo io mi sono trovato, l'unico momento in cui ho tolto lo sguardo dal Santissimo, l'ho rivolto al cielo, ed è stato in quel momento che è passata proprio una palla, ma veramente la chiamo palla, cioè, ma veramente una cosa bianca, ma bellissima, di un bianco indescrivibile, che ha attraversato, come dire, tutto la parte dell'altare, diciamo, no? Da destra verso sinistra, lasciando questa scia, ma di un bianco
indescrivibile. Io non ho mai, nella mia vita non ho mai visto una cosa bianca, bella, e ripeto, non l'ho vista solo io. Chi quella sera si trovava nello spiazzale adiacente alla chiesa ha visto questo passaggio. Io ho finito, questa signora mi diceva: ma perché piangi? Ma perché stai piangendo così? Non ti senti bene? C'è qualche problema? Perché mi vedeva, no? Perché io piango tantissimo, piango veramente a Medjugorje. Ha iniziato dal primo giorno che sono arrivato, quando sono andato in chiesa, cioè durante la comunione, cioè mi veniva questa cosa, questo pianto, non, era una cosa che non riuscivo a capire pure io. Quella sera chiesi ai miei amici: restiamo qui stanotte, non ritorniamo in albergo, restiamo qua. Però subito i miei amici dicevano: ma fa freddo, ripeto, è il 25 settembre, cioè, no, ritorniamo. Siamo ritornati in albergo, io mi sono ritrovato con Francesca, mia moglie, e quando siamo saliti sopra, in stanza, io gli ho detto: guarda, domani andiamo sul Podbro. E lei mi ha guardato e dice: ancora? C'è ancora con questa storia? Sai benissimo che nessuno ti porta sul Podbro. Sai benissimo che non c'è possibilità. Perché continui? No, no, tu non ti preoccupare. Domani noi ci andiamo, io ci vado con le mie lame. No, ci pazzi, ma che succede? Cioè, non riuscivo a capire. Ho visto che anche lei ha avuto un momento, come dire, di difficoltà, perché poi, dipendendo, era lei che mi doveva svestire, era lei che mi doveva rivestire e mettermi a letto. Quindi, cioè, c'era questa stanza grande, senza finestra, non c'era la finestra, e questa stanza noi avevamo uniti tutti i letti, perché eravamo tutti quattro in questo letto grande. C'erano i bambini piccoli, io. Quindi lei mi ha toccato, mi ha messo a letto, dice: ma finiscila, no, basta, è inutile che fai tutte queste storie. Sai che non c'è. Io continuavo: no, non ti preoccupare, noi andiamo. Quella sera non ho messo il respiratore. Dico la sincera verità, non ne sentivo l'esigenza, cioè non mi sono attaccato con la mascherina, avevo tutta una mascherina oro nasale, quindi che prendeva abbastanza. Non ho messo il respiratore e la mascherina. Verso le 3 di notte, ripeto, questa è una stanza che non c'erano finestre, quindi non potevano entrare. Ci fu un altro passaggio di questa stella nella stanza, che, come dire, che toccò il letto. Infatti mia moglie si è svegliata, si è impaurita, dice: ma visto che è successo, ho sentito, io ero sveglio, l'ho vista questa cosa. E no, non ti preoccupare, continua a dormire, non ti preoccupare. Il mattino successivo, che era il giovedì, allora siamo andati prima a una comunità, poi c'era la messa alle 11, alla fine della messa delle 11, che è in italiano, io con i due sacerdoti ed Andrea gli ho detto: guardate, io devo andare a Porto, voi dovete venire con me. E mi hanno preso, giustamente, mi hanno preso per scemo, dice: che sei scemo? Infatti abbandonavano me e chiedevano a Francesca, dice: ma che è successo? Dice: no, e Francesca, dice: guardate, ieri sera, dopo l'adorazione eucaristica, è ritornato in albergo nella stanza e ha iniziato a dire questo. E quindi li vedevo, io continuavo a dire: no, voi dovete venire con me, non dobbiamo dire nulla. Se la Madonna mi ha chiesto questo, lei sa, noi dobbiamo soltanto mettere in pratica quello che lei ci dice. Perché avete tutta... ah no, ma non è possibile, Cristian, ma che succede? Guardate, dobbiamo andare. Ritorniamo in albergo, alle 13:05, meno una cosa del genere, io, Francesca, i due figli, i due sacerdoti, Andrea e il ragazzo che accompagnava il sacerdote di Napoli, con il pullman addirittura, mi hanno messo sul pullman, e siamo andati al Podbro. Addirittura abbiamo sbagliato strada, cioè siamo andati non da dove si sale, ma addirittura dalla Croce Blu, quindi da dove si scende. E non vi dico pure la difficoltà per salirmi con la carrozzina. E li vedevo tutti impauriti. Loro dicevano: ma non è possibile, ma che è successo? Dice: ma sei sicuro? E io facevo: ma state calmi, state tranquilli. Se la Madonna mi ha chiesto questo, noi dobbiamo fare quello che ci chiede la Madonna. Cioè io sono stato fino all'ultimo. Cioè, mentre loro continuavano a parlare, io ho messo i freni alla carrozzina e mi sono alzato. Cioè, premesso che erano 2 anni e mezzo che io ero completamente sulla carrozzina, e lì non vi dico, perché lo stupore c'è, cioè, giustamente. Cioè, i figli che 2 giorni prima erano saliti da soli, se li sono messi a piangere, perché ed Emilio, il più piccolo, addirittura è voluto salire in braccio alla madre. I due sacerdoti che tutti impauriti, ma possibile, ma sei sicuro, Cristian, ma prendiamo un bastone, prendiamo quello. No, dobbiamo salire. Ma ci fermiamo qua alla Croce Blu.
Nel frattempo Andrea, che era andata dalla parte che si saliva, ha dovuto fare tutto il giro perché non ci trovava. Noi eravamo della Croce Blu. Arrivo pure a dirci, ma prendiamo questo, ma vedi che difficile, cioè nelle tue condizioni, ma possibile, ma come ti senti? No, io mi sento bene, io mi sentivo le gambe meglio di oggi. Guardate, credetemi, è stata una sensazione, cioè, come se quei 2 anni e mezzo di carrozzina, di immobilità, non erano mai esistiti. E da lì abbiamo iniziato a salire, no? Poi mi fermavo perché io avevo il tubo nello stomaco, no? Per la PEG. Ed era bello perché quando mi fermavo subito i sacerdoti con le benedizioni, cioè vedevo tutta questa cosa, perché giustamente io vedevo i loro volti, no? Persone che mi sono state vicine dall'inizio, no? O come mi hanno, cioè, è veramente difficile. Arrivati su dove c'è la Madonnina, là io continuavo a piangere, chiedere alla Madonna, cioè, ma Madonnina mia, se tu adesso mi fai scendere e mi rimetti di nuovo sulla carrozzina, io non mi arrabbio, io sono contentissimo, però ascolta le mie preghiere, perché ripeto, io ero fissato con questo ragazzo, no? Perché mi dispiaceva veramente tanto e pregavo tantissimo per questo ragazzo. Quindi arrivati là è stata veramente una cosa difficile, cioè io ho visto lo stupore di tutti quanti. Questo ragazzo è guarito anche lui poi? No, purtroppo no. Da lì poi ha avuto un percorso diverso con la malattia, perché per come era iniziata, devo dire la verità, però poi grazie a Dio è arrivato, come dire, con una serenità, con una tranquillità, con una voglia, veramente con una voglia di vivere incredibile. Ha portato veramente avanti la sua battaglia, è stato veramente un esempio per tutti noi. Quando siamo ridiscesi, ripeto, là c'era tanta gente, c'è la televisione, quello, noi abbiamo deciso, poi mia moglie diceva, guardate, non diciamo nulla. Ma non perché, non lo so, io vabbè ci credevo, perché io non ho mai messo in dubbio, cioè io pure dopo l'adorazione eucaristica non ho provato a toccare le gambe, cioè a vedere, a mettere in dubbio quello che la Madonna ci mi aveva, come dire, detto. Però capisco, no, perché diceva, ma quindi scusa se insisto su questo punto. Tu il giorno prima, durante l'adorazione, hai sentito proprio una voce e visto delle immagini? Sì, visto, la Madonna ti ha parlato? Sì, tu hai visto? Sì. Io mi sono visto sul mondo, cioè la Madonna mi ha fatto vedere che io potevo salire sul mondo. Io dovevo mettere, il giorno dopo, io dovevo mettere in pratica... Cioè, scusami, ma te l'ha fatto vedere tipo... Sì, è stato come immagini. Sì, come una visione, cioè, come posso dire, cioè tutto un tutto veramente è difficile. Ma mentre tu hai visto queste immagini, non hai più visto quello che c'è, tu hai visto solo quelle immagini che la Madonna ti sta facendo vedere, o vedevi anche l'altare, l'adorazione contemporaneamente? No, io nel Santissimo, cioè io fissando sempre il Santissimo, no? Nel Santissimo io vedevo tutte queste cose qua. Quindi ecco perché io non ho mai messo in dubbio quello che lei, che la Madonna mi chiedeva. Quando siamo ridiscesi, ripeto, pure mia moglie, perché poi era giovedì, noi il venerdì, il sabato, dovevamo ripartire, quindi, perché poi il sabato dovevamo ritornare a Cosenza. Quindi abbiamo chiesto, guardate, non diciamo nulla. Ritorniamo a Cosenza, avvisiamo i medici, facciamo gli esami del CAR e poi vediamo. Ma ripeto, è stata una forma... Quando siamo ritornati in albergo, la cosa bella è stata che poi io sono arrivato in stanza, mia moglie mi ha detto, allora vediamo adesso, fatti la doccia da solo, no? Sì che me la faccio da solo. Ed era bello che poi facevano i due sacerdoti, facevano i blitz, perché venivano in stanza per vedere, dice, ma stai camminando, stai facendo. E quindi è stata una cosa, perché poi siamo usciti di nuovo, perché non abbiamo detto niente a nessuno. Ma tu scusami, da quel momento che sei guarito ti sei sentito sano? Sì, sì, sì. No, tu respiravi bene, camminavi bene, cioè sano, sì, in ogni punto del tuo corpo. Cioè, per me, la guarigione è stata istantanea, perché ripeto... Istantanea e totale. È totale. Il venerdì mattina, sempre i due sacerdoti, Andrea, io e la mia famiglia, siamo ritornati da Visco. Prima di ritornare dalla vista abbiamo visto Suor Cornelia. Suor Cornelia un po' si era arrabbiata, perché dice, ma lasciala questa carrozzina, lasciala. No? Dice, ma no, io non la lascio, non perché non credo a quello che la Madonna ha operato in me, che Gesù ha operato in me, però
cioè, ritorniamo, facciamo, ripeto, poi c'era tanta confusione, tanta... Perché scusa, tu da Vista ci sei andato in carrozzina, non sì, a piedi? Sì, sì. No, siamo andati in carrozzina. Quando si è avvicinata a Visca, i due sacerdoti, ed ecco là un'altra testimonianza che ho avuto io con Visca, veramente di serietà, cioè di verità, ecco perché Medjugorje non è quello che viene trasmesso sulle televisioni o su quello, là l'ho visto veramente, l'ho toccato con le mie mani, perché lei poteva dire tranquillamente, Cristi, alzati, oppure no, lo poteva gridare, c'era tanta gente, dice Cristi, cammina, invece no, questa è stata veramente una testimonianza forte che ho avuto da Visca, perché quando i due sacerdoti dicevano Visca, Cristi, cammina, Cristi ieri è salito sul podio, si è fatto tutta la montagna da solo, quindi Cristi è guarito, e lei con una tranquillità, con quel suo volto veramente di pace, di gioia, diceva sì, ma non vi preoccupate, ritornate a casa. Adesso ritornate a casa e continuate a pregare. Allora là poi sono iniziate per me, quel sabato e quella domenica, i giorni più brutti, perché siamo arrivati a Cosenza poi il sabato mattina. Io pure a casa, pure con i miei genitori, io non ho detto nulla. Cioè, lo sapevano i miei figli, appena siamo arrivati poi a casa, mio figlio, il piccolo, ripeto, Emilio, perché mi ha trovato sempre accomodato sulla carrozzina, là è stata la cosa più bella, veramente, perché quando mi ha visto nel corridoio, in piedi, mi ha detto, papà, mi prendi in braccio, perché io non avevo mai preso in braccio mio figlio, quindi era la prima volta che lui mi vedeva, e abbiamo chiamato subito i medici. Nonostante era sabato, io ho chiamato il medico, gli dissi, il dottore, io devo fare un controllo. No, dice, ma Cristian, tu lo sai, non è che sei ingenuo, lo sai, sai benissimo, anche perché poi c'era questo rapporto, perché io portavo avanti pure con le associazioni, con i malati, con tutti i miei amici. Addirittura andai in Rai quel pomeriggio, perché il giorno dopo c'era la raccolta di Pepper Isla, quindi... sono stati veramente due giorni. Io, i miei rapporti con gli ausili sono stati bellissimi, nonostante tutto, perché mi davano la possibilità di camminare, di essere presente, quindi io non ho mai avuto problematiche. Infatti pure questo messaggio portavo con i miei amici di malattia, cioè, di non vedere, come dire, la carrozzina come una cosa... Invece no, per me era una carrozzina automatica che avevo fatto. Siamo saliti dal Papa, nel 2013... siamo andati a Roma, addirittura io con la carrozzina, la Papa Francesco, quindi a girare a Roma con la carrozzina, quindi figuratevi, per me è stato... Però quei due giorni sono stati veramente due giorni difficili, perché il medico mi aveva detto, no, vediamo lunedì, ci sentiamo lunedì e vediamo lunedì. Quando richiamai il lunedì, allora il dottore ancora continuava, dice, ma non ha senso, dice, non ha senso, perché ti devo fare questa elettromiografia? Cioè tu hai tutti i due motoneuroni, io avevo sia il primo e il secondo, poi a livello pulmonare, perché avevo iniziato, ripeto, con la PEG, quindi dice, non ha senso, dice, perché mi chiedi questo? Io dicevo, no, dottore, io la devo fare. Ma che è successo? Racconti, dimmi qualcosa. Dice, no, io la devo fare, allora facciamo una cosa, ci vuole la prossima settimana. No, ma io non posso aspettare. Ma tu gliel'hai detto che camminavi? No, non gliel'avevo detto ancora. Però quando lui mi ha detto quel lunedì, dice, no, ci vuole la prossima settimana, perché poi era il 30 settembre, il lunedì. Dice, no, io non posso aspettare la prossima settimana. E allora dimmi, dice, guardate, io sono ritornato da Medjugorje, io cammino. No, allora vieni domani mattina. Il giorno successivo, che era di martedì, sempre io e mia moglie, con il sacerdote, perché abbiamo chiamato pure il sacerdote, siamo andati dal policlinico, io sempre con la carrozzina. Quando sono entrato nella stanza del medico, allora io mi sono alzato, e là lui, da premettere che è senza capelli, quindi iniziava a fare così, dice, ma non è possibile, dice, ma che è successo? Dice, ma non è che per caso hai fatto le staminali? Dice, ma magari. Cioè, se questo è il risultato, ero l'uomo ancora più felice del mondo perché potevo aiutare gli altri. Ma io non avevo fatto nessun tipo di sperimentazione. E quindi hanno iniziato, perché ha chiamato tutta un'equipe del neurologo, del professor Quattrone. Quattrone all'epoca era anche il presidente dei neurologi italiani, quindi hanno iniziato a fare l'elettromiografia, a riprendere le elettromiografie precedenti, a sovrapporre. Quindi, dicevano, e poi si sentiva, perché gli aghi poi iniziavano a fare male,
perché poi li sentivo rispetto a prima che purtroppo l'attività muscolare andava scemando, quindi e diceva no, ci guarda, qua è come se ci fosse stato qualcuno con un cancelletto, è passato ed ha cancellato tutto, perché dice, non ci sono, cioè, come se la malattia, infatti mia moglie diceva, pure mia moglie è farmacista, no, lavorate in farmacia, poi diceva, ma dottore, dice, ma è possibile? Dice, ma guarda, dice, non si migliora, con la SLA dice, non si migliora, figuriamoci se uno guarisce. E poi chiesi, dice, allora con la PEGI cosa devo fare? No, dice, allora iniziamo a fare, dice, fai una cosa, dice, tu vai a casa, fra una settimana ci rivediamo. E io nel frattempo che vado a casa cosa faccio? E fai una vita normale. Il giorno dopo andai dal scusa, quindi nuovo. Hai ricominciato anche a mangiare? Sì. Appena ritornati da Catanzaro, mi ricordo che con il sacerdote abbiamo fatto uno spaghetto tipico calabrese, perché non mangiavo. E anche lì, pur non mangiando da tanto tempo, tu hai cominciato a deglutire, sì. A digerire normalmente. Sì. Il giorno successivo siamo andati da pneumologo, perché era la persona che mi teneva sempre sotto controllo a livello, perché avevo pure l'assistenza domiciliare io con il pneumologo. E già quando mi ha visto arrivare io avevo preso un bastone giusto perché poi, come dire, era difficile, no? Ritornare per quell'altezza, vedere lo spazio temporale, quindi. Però ero tranquillo, lui si è messo a gridare, dice no, non è possibile, io sono ateo, però questo è un miracolo. Perché non è possibile. Quindi ripetiamo bene per chi ci ascolta. Il sì. Dottore che sapeva bene qual era la tua condizione clinica ha detto, io sono ateo, però questo è un miracolo. Figurati che addirittura in quel reparto là, di pneumologia, c'è un altro dottore che a differenza di questo è un diacono. E quindi si è messo a gridare, dice, chiamate il dottore, dice, perché tu sei un diacono, dammi una, come dire, una spiegazione tu di questa cosa. Figuratevi che sul referto il medico ha usato questo aggettivo qua, dice, drammaticamente migliorato. Drammaticamente migliorato. Non l'avevo mai sentito, lavoro in ospedale, sì, non l'avevo mai sentito. Perché io ho dovuto consigliare. No, avrebbe dovuto scrivere a questo punto, permettimi, meravigliosamente. Però guarda, c'è per un ateo, cioè riconoscere un miracolo, certo. Vedere una cosa del genere è stata veramente. Usciamo dall'ospedale. Anche convertito? Ma no. Preghiamo per lui. Usciamo dall'ospedale e poi venivano, come dire, telefonati, perché avevo chiesto l'assoluto silenzio ancora, e invece poi ho scoperto che quel giorno stesso, che era il 1° ottobre, dai microfoni di Radio Maria il sacerdote di Napoli aveva mandato questa testimonianza, e quindi da padre Livio stesso fu annunciato questo miracolo, quindi. E poi da lì ho iniziato il percorso inverso, perché con l'INPS, per farmi, come dire, riconoscere che non ero più, cioè mi sono autodenunciato, io addirittura dalla data della guarigione fino alla fine dell'iter burocratico che mi ha dichiarato guarito, io ho restituito i soldi pure dell'accompagnamento, perché io l'unica indennità che prendevo era l'accompagnamento. Quindi quando pure tante altre persone, pure il legale stesso diceva guarda, facciamo prima, finiamo con l'iter e poi restituisci, perché quelli sono, no. Cioè io prendevo questi soldi perché non compivo gli atti quotidiani della vita. Adesso grazie a Dio li compio e quindi vanno restituiti. A maggio del 2014 arrivò la chiusura di tutta questa, diciamo, questi indagi, perché poi mi hanno tolto la PEG, ripeto, nel 2014, a maggio del 2014, sono stato dichiarato inspiegabilmente guarito. Quindi quando siamo ritornati poi a Medjugorje, ripeto, si è diffusa la notizia all'inizio perché bisognava fare alcune precisazioni, però poi dopo, cioè, io non ho mai ceduto alla tentazione mediatica, come ti dicevo l'altra volta, perché non devo vendere nulla, mi piace, come dire, ripeto, rispetto tutti, pure quelli che non mi credono, molti dicono che non va bene, non, per me non è un problema, mi dispiace per loro, non perché non credono a me,
perché ripeto, io sono veramente l'ultima ruota del carro, ma perché non credono a Dio. E questo mi dispiace, quello che mi fa veramente star male, perché in questi 10 anni mi pensa che è tutto difficile, no? È difficile, però in questi 10 anni ho capito veramente che siamo molto, ma molto, ma molto lontano da Dio. E questo, guarda, è quello che mi fa star male. Caro Cristian, su questo affidiamo veramente, come diceva, ha sempre detto, il 2 di ogni mese, alla fine di ogni mese, la Madonna, tramite i suoi messaggi, preghiamo per coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, e sicuramente il Signore nel momento giusto per la loro vita toccherà i loro cuori. Okay, noi continuiamo a pregare affinché manteniamo la nostra fede. Sì. E adesso vorrei far parlare la Madonna con il libro di Michele Vasili, che ci ha salutato all'inizio, aprendo a caso, nel senso, vediamo Maria che cosa ci vuole dire. Va bene, Cristian, sei d'accordo? Va bene. Perché è già 1:20 di una diretta bellissima, e chiudiamo facendo parlare la Madonna, che ci dice: 25 luglio 2011. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera e di silenzio. Riposate il vostro corpo e il vostro spirito, che siano nell'amore di Dio. Permettetemi, figlioli, di guidarvi. Aprite i vostri cuori allo Spirito Santo, perché tutto il bene che è in voi fiorisca e fruttifichi il centuplo. Iniziate e terminate la giornata con la preghiera del cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, qui la Madonna ci parla di riposare nel corpo e nello spirito, e ci richiama alla preghiera, che poi è quello che è, è il nostro centro. Noi tante volte, io voglio chiudere con una cosa, no? Perché ci tengo, forse sono abbastanza, come dire, però mi piace essere schietto e chiaro. Cioè, noi mettiamo al centro il Signore, cioè, noi abbiamo la croce, abbiamo Gesù crocifisso, basta fissare il crocifisso e abbiamo tutte le risposte. Basta andare, come dire, in chiesa, abbiamo il Santissimo, che lo abbandoniamo sempre, lo mettiamo, andiamo sempre alla ricerca del sensazionalismo, della spettacolarità. No, non ci dobbiamo inventare nulla, dobbiamo pregarci, dobbiamo veramente prostrare al Signore, perché Lui ha dato la vita per noi, e quindi noi dobbiamo solo lodarlo e ringraziarlo. Sia fatta, noi lo diciamo nelle preghiere, però non so se poi riusciamo a metterlo in pratica. Sia fatta la tua volontà. Affidiamoci di Dio. Solo Lui può. Solo aprendo le porte. Nella malattia, una cosa che mi ha spalancato veramente le porte. Cioè, una notte sognai Santo Giovanni Paolo II, no? Io sono cresciuto io con Santo Giovanni Paolo, con tutto il rispetto per gli altri papi, però un'empatia totale per Giovanni Paolo II. E una notte sognai Papa Giovanni Paolo II, il quale mi diceva: non avere paura, spalanca queste porte, apri. Quindi noi apriamo queste porte, perché la vita è breve, la vita è un soffio. Quindi regaliamo questo veramente, a vedere gli altri, facciamoci prossime pure degli altri, senza pensare. Siamo legati a tante cose materiali che non servono a nulla. Io ho 47 anni, io non ho visto mai nessuno che è andato dall'altra parte e si è portato qualcosa. Quindi scrolliamoci questa cosa, no? Ci litighiamo con i vicini. E quello che dici tu è veramente verissimo. Io lo dico, magari qua chi ci ascolta penso che siano tutte persone di preghiera, però per chi magari è arrivato in questa diretta per di incidenza, ecco, di fare l'esperienza quando si è nella prova, di veramente rivolgere a Dio, ma anche una preghiera, una semplice Ave Maria, un Padre Nostro, veramente si sente già il sollievo, perché comunque anche se non ci si crede, l'anima c'è, Dio c'è, e veramente c'è il sollievo attraverso la preghiera. Attraverso la preghiera c'è lo Spirito Santo che illumina e dà la forza. Quindi veramente dobbiamo veramente credere a questo, e se non ci crediamo, fare la prova, perché la risposta c'è di sicuro. Il Signore è vicino a tutti noi, cioè il Signore parla ognuno di noi, passa nelle nostre vite, siamo noi che siamo disattenti, non ci accorgiamo che passa nella nostra vita. Quindi
da ogni cosa si trae sempre la cosa più bella, che la, cioè, è la vita. Cioè, ripeto, certo. Io ho conosciuto persone che pure con gli occhi, però erano veramente con la voglia di vivere. Questa è la testimonianza, questo è il vero attaccamento alla vita. Perché solo lui può decidere il momento cioè il momento di restituirla. È così. Grazie Cristian per questo grande messaggio di speranza, e vorrei dire agli amici che ci ascoltano che noi andremo a Medjugorje a breve, andremo dal 31 maggio al 4 giugno e poi dal 24 al 28 giugno per l'anniversario, quindi se qualcuno sente nel cuore la chiamata ci può contattare attraverso scrivendoci, ecco, sarete i benvenuti. Da qualsiasi parte d'Italia vi diamo la possibilità di raggiungerci e vivere con noi i giorni che vivremo a Medjugorje. Abbiamo anche la grazia di andare al Magnificat dalla Veggente Maria, quindi insomma una grazia nella grazia. Chi desidera può contattarci, ma caro Cristian, a parte che ripeto e lo ripeto, ti ringrazio per questa meravigliosa testimonianza che dà veramente speranza a tutti. Vorrei concludere con te, con la preghiera, che è il centro, deve essere il centro di ogni cristiano, ma non solo di ogni cristiano, di ogni uomo, perché noi siamo destinati al cielo, al paradiso, come dice la Bibbia e come hai detto tu prima più volte, qui siamo solo di passaggio, quindi la vita è breve, ma la vita eterna sarà veramente quella a cui noi dobbiamo anelare, e sarà quella che conquisteremo attraverso la vita terrena, perché come diceva Visca, l'inferno, il paradiso e il purgatorio iniziano già su questa terra, poi solo dopo continuano. È vero, ecco. Concludiamo con una preghiera, diciamo un Padre, un Ave, un Gloria insieme io e te, tu di la prima parte, io dico la seconda, e voi amici da casa pregate insieme a noi. A lode e gloria di Dio, tutto a lode e gloria di Dio. Affidiamo e consacriamo le nostre vite al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E per intercessione della Beata Semprevergine Maria, gli angeli e tutti i santi, chiediamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente per noi tutti e per tutti i nostri cari e per tutte le persone per cui dobbiamo pregare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Caro Cristian, felicissima di averti conosciuto, felicissima di averti avuto veramente questa sera qui, non solo per me, ma veramente per tutte le persone a cui potranno giungere le tue parole per questa straordinaria testimonianza. Ringrazio ognuno di voi, cari amici, che ci avete seguito, perché ho visto che anche se è stata la diretta più lunga che ho fatto finora, un'ora e mezza, ma i nostri amici, ho visto, hanno continuato a seguirci e a scrivere messaggi di ringraziamento per quello che dicevi, caro Cristian, e un ringraziamento a Gesù e a Maria, assolutamente. Quindi ringrazio ognuno di voi. Vi chiedo cortesemente di attivare le notifiche, di condividere questa diretta, perché sarà bellissimo se tante altre persone potranno ascoltarla. Grazie a tutti. Cristian, spero di conoscerti di persona. Magari ci incontriamo a Medjugorje con Michele e Vasili, che ho visto che è un tuo carissimo amico, o in Calabria. Ma io spero di incontrarti. Va bene. Grazie. Buonanotte a tutti. Santa notte. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao a tutti. Grazie.